negativo, riduttivo. Quindi dire ad una persona tu sei anziano, per parlare di anziano, in realtà è forse peggio di non dire tu sei di anche questa parte di semantica. Allora, vecchiaia, parliamo di vecchiaia come età della vita. Questa è una diagramma che rappresenta la distribuzione delle fasce di età nella popolazione italiana, suddivisa maschi e femmine, d'accordo? Dalla quale vedete che le età più giovani sono meno rappresentate, sono maggiormente rappresentate le età che vanno dai 40 verso i 60, eccetera. Questa rappresentazione, questo diagramma, è molto diverso dal diagramma come era qualche anno fa, perché era una piramide, adesso è un prisma. E negli anni che verranno si modificherà ancora, perché questa base, 400.000 nati quest'anno italiani, per ieri, tenderà sempre di più a restringersi, e la parte più alta magari non si allargherà molto, ma in proporzione alla parte bassa, senz'altro si è destinata ad aumentare. E questo per tanti motivi, perché non si chiede, si è anche parlato, perché le donne sono più istruite, anche vero, ma sicuramente intervengono molti fattori. Sono fattori probabilmente molto elevati. Le conseguenze di questo fatto le abbiamo viste bene esaminate ieri, per cui anche quella che in pensione non ci sia arrivata più presto, perché questa fascia di popolazione più bassa dovrà mantenere quella che è più alta degli anni. Allora, quelli saranno sempre di meno e gli altri sempre di più. Questa è un'altra immagine che rappresenta come la tendenza, quale sarà la tendenza negli anni futuri. Praticamente nel 2050 crescerà sempre di più, dalla parte del mondo, soprattutto in Europa, la fascia di età più avanzata, a scapito di quella più giovane. Anche questo lo sappiamo. Quindi andiamo incontro ad una popolazione e sempre più. E Daniel Callahan che cosa scrive come conseguenza di questo invecchiamento della popolazione? Vite più lunghe e salute più giovane, malattie più lunghe e malattie più lenti, vecchiaia più lunga e demenza crescente, da cui deriva ovviamente la paura di morire, ma anche la paura di vivere. I due quadri che rappresentano la vecchiaia nei suoi aspetti peggiori, no? Però vedono molto bene, uno di bambini e l'altro di bambini. Torniamo indietro, però ci fosse qualche speranza in tutto questo, diciamo, questo quadro apocalittico. E la speranza da che cosa può essere la costituita? Da parte della medicina progredisce, si riduce ovviamente il tasso della mortalità, ma si riduce anche il tasso delle invalidità. No? Per cui è possibile che si vada incontro anche ad un diverso modo di morire che non è solo quello della patologia. Io abbiamo parlato del modo di morire, in un certo qual modo si muore perché si perde il cuore, per tanti motivi, si muore perché viene danneggiato il cervello in maniera irreversibile e con mezzi straordinari si tiene in vita il resto dell'organismo, una morte artificiale e una costruzione. Ed è possibile che proprio grazie ai progressi della medicina si vada incontro ad una forma di morte che è come uno spegnimento di un qualche cosa, lo spegnimento di una candela, anziché la rottura di un qualche cosa che non può essere la morte. Può darsi, non sappiamo come saranno le cose, però è possibile che nel futuro si possa morire così. Cioè, saranno estratto dal decato del decato Mario che se ne tutte ci sono. E lui contando la visione della vecchiaia, delle paure che comporta, diceva perché il vecchio, perché si deve avere paura della vecchiaia. Lui diceva che i motivi per cui si ha paura sono questi. Prima causa perché allontana dalla vita, la seconda perché rende il corpo più. La terza perché è privo di quello tutti i piaceri, la quarta perché non è molto lontana dalla morte. Di tali ragioni, se vi aggrada, vediamo ora quanto si è fondata ciascuno. E lui le smonta tutte quante, una serie di esempi, di personalità che nonostante fossero molto lenti, hanno continuato la loro attività,
hanno coltivato delle pensieri della vita, perché non hanno avuto una propria memoria e perché si sono fidati all'altro genere. Questa è poi la sintesi finale di questa opera di piccola leggera, che è molto importante. Ci sarò di questo risultato, sarebbe capitato che tutti questi problemi erano non sono esistenti. Adesso passiamo alla parte biologica vera e propria, che comincerebbe un pochettino ad avviare, però non ho intenzione di cambiare mestiere in questo momento, cioè specialità. Sono un neurologo, quando vedrò i vostri fauci perché comincerete a sbadigliare, diventeranno qui. Non ho intenzione. Per cui se volete mi dite qualcosa, guardi che sta andando veramente fuori del seminato, si ci dia una scossa, cerchiamo di arrivare un pochino alla discussione e ci però. Allora, sappiamo già tutte queste cose, ma io vedo apoptosi, come fenomeno principale che è la base del cambiamento che lo sapete, perdita di centro, che procede a linee diverse seconde delle varie età della vita, la riduzione delle sinapsi, accumulo di sostanze all'interno delle cellule al di fuori della cellula, questo è proprio il vero e proprio processo degenerativo, secondo il cambio della patologia generale, eccetera eccetera, che si traducono in questo fenomeno macroscopico, il cervello che diventa tutto, va incontro ad una ipotrofia, questo in tutti, questo processo comincia precocemente, comincia ad età abbastanza relativamente bassa e poi procede sempre di più, sempre più velocemente fino a e quindi ci sono alcuni dati che dicono che questa riduzione di volume, dunque di peso, comincia addirittura a 20 anni, poi accede fra i 59 e i 65 anni, e sono riportati alcuni dati, per caso di diretta, che quantizzano l'entità di questo fenomeno. Ma che cosa succede nello specifico al cervello e in legge? Allora, induzione reversiva di uno dei neuroni, rallentamento progressivo della produzione di neurotrasmettitori, che sono la base della trasmissione sinaptica, riduzione ovviamente del numero delle sinapsi, aumento progressivo delle cellule gliali, che sono le cellule sul supporto, non sono i neuroni, comparsa delle cosiddette placche, che vedremo nel dettaglio che cosa sono, riduzione del flusso cerebrale, alterazioni neurofisiologiche, alterazioni neurochimiche, cioè soprattutto di alcuni sistemi, di alcuni aspetti non inventano quando si importano in questo grado, e con un correlato ovviamente funzionale, di tipo cognitivo e di tipo anche comportamentale. Cognitivo cosa vuol dire? Dire la riduzione delle morti, la fine, o meglio, forse sarebbe un'intera modificazione della funzione mesica, declino dell'attenzione sedativa, riduzione dell'affluenza verbale, riduzione della percezione visiva complessa e tutti i processi logici, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta intelligenza fluida, intelligenza cioè che permette di affrontare situazioni nuove, apprendere delle capacità nuove, mentre rimane abbastanza conservata la cosiddetta intelligenza cristallizzata. Il soggetto anziano mantiene in ogni anno la capacità di fare le solite cose che ha sempre fatto. Non può fare continuare a fare, supponiamo, il notaio, l'avvocato, così meglio molto meno, insomma, perché è già un po' però uno riesce a fare tutto quello che riusciva a fare, magari cambiando. Orbene, io leggerei questo l'ho preso l'altro giorno, l'ho letto sull'Espresso, un scaffale, qualcosa di una vecchiaia, definita da prima chi era arricchimento del tempo stesso, è una frase penso che siano degne di essere. La vecchiaia è al tempo stesso una malattia e un arricchimento. Il corpo è sempre dentro, quindi muscoli debolito, abbiamo messo fisicamente. La spina dorsale è stabilita con la fatica, però l'arricchimento, guardate un po' che cosa, l'arricchimento riguarda la mente, non sempre ma spesso. Già questa è una limitazione, no? E
riguarda perché? Perché riguarda la memoria che registra spazi strani, so che lo ricordi il passato prossimo, ma poi lo è morto, no? Credo sia sempre chiaro e comprensibile. E l'esperienza ti illumina il cuore, dà un senso alla vita, non soltanto la tua, ma anche quella che consiglio. Stessi se le loro gesta hanno costruito la storia. Quindi una memoria che appunto diventa esperienza, che diventa, forse non so, dico se sbaglio, saggezza di memoria, esperienza, saggezza, o come si vogliamo mettere prima, l'esperienza, poi la memoria, poi la saggezza, fare un mismo, non so, poi fare un mismo,